Amici, ben ritrovati in questo nuovo documentario. Come vedete, quest'oggi mi trovo al Castello di Avella, opera di costruzione longobarda, proseguita dai Normanni e infine anche poi con gli Svevi. Una struttura imponente. Pensate, questo castello, per estensione, è la struttura più grande dell'Italia meridionale, un'opera gigantesca. Invito tutti voi a venire ad Avella e a visitare questo sito perché è davvero bello e davvero un sito unico al mondo. Ma non solo questo, come anche un po' tutti gli altri siti. Quest'oggi, per l'appunto, avrò in mia compagnia il professore Nicola Montanile, direttore della Biblioteca Comunale di Avella, Ignazio Dan, il quale ci parlerà, per l'appunto, di leggende popolari, di folklore che ruotano intorno a questo castello, ma ci darà anche un po' più di informazioni dettagliate riguardo la storia di questo castello, dell'epoca di costruzione e delle varie dinastie che poi si sono succedute. Non mi dilungo col discorso e seguiteci come sempre. Mi chiamo Nicola Montanile e sono l'ex bibliotecario della Ignazio Dan di Avella. Ci troviamo sul castello di Avella con degli amici che io devo molto ringraziare, Pio Stefanelli per il suo impegno e Michele Amato per il suo impegno nel SIAT. Sono giovani che porteranno avanti il discorso di Avella e questo fa piacere perché l'ignoranza del passato non solo nuoce alla conoscenza del presente, ma compromette nel presente l'azione medesima. In virtù di questo, diciamo che questo castello fortezza è un castello importantissimo ed è il sunto di tutte le tecniche costruttive medievali esistenti in Campania. Infatti le prime 10 torrette all'interno sono longobarde, poi ci stanno 8 invece sono esterne e sono normanne, più 8 camere, la cappella di San Nicola e inoltre l'ultima cioè Pancioina. La presenza dei Longobardi a Avella è stata importantissima e hanno lasciato anche un segno, poiché in effetti ci sono località che si dicono Coppateglie e Abbasciateglie. E quindi quando parliamo dei Longobardi dobbiamo dire questo, che nel costruire queste torrette longobarde c'è stato un problema importantissimo. Cioè, è l'unico paese che ha torrette in muratura, cosa che i Longobardi non hanno fatto in nessuna parte dell'Italia meridionale. Anzi, loro chiamarono i Comangini, cioè i Mastafravagadù, Longobardi chiamarono praticamente i cittadini del posto e disse: voi ci dovete far costruire le vostre case coloniche uguale alle torrette, anzi uguale alle vostre case coloniche. Per darvi un'idea di quello del periodo longobardo, c'è anche il fatto che la strada che si accede al castello via Farria viene dalla Valle Longobarda Fare, cioè i primi agglomerati urbani che si verificarono durante quel periodo. Questo è un ambiente, uno dei tanti ambienti del castello, fortezza di Avello di San Michele, come lo vogliamo chiamare, e qui ci troviamo nella cavallerizza. La cavallerizza comunque ci dà l'idea che molto spesso, sicuramente anche per il passato, già a quei tempi veniva restaurato, perché ci sono delle botole che potevano essere praticamente sia pozzi, sia celle carcerarie, che poi sono state fatte dei restauri. Tant'è vero che questo castello subì un restauro e tutto venne adibito a carcere menementale, poi il signore
ore del posto, presero tutto il materiale, lo portarono giù e sul decumano Maior costruirono il palazzo principale. Quindi, quando dicono pure delle leggende dei Fatterelli che qui c'è un passaggio che porta praticamente nel Platano del giardino, è impossibile, perché in effetti sono cose, due strutture distinte, ben separate. Anzi, per dire com'è la fantasia della persona, aumenta sempre di più. Qualcuno, invece di dire che da qui si arrivava nel Platano, disse si arrivava a Napoli, io dissi sì, evidentemente c'era la metropolitana. Abbiamo insistito, tra le altre cose, sulle leggende che corredano questo castello. C'è da premettere questo, che se di un monumento ci sono delle leggende, dei fatterelli, se non è zuppa a panna bagnata, significa che questo monumento ha avuto importanza. E qui ci sono un'infinità di leggende che appunto attestano l'importanza del castello. Si dice che questo castello sia stato costruito dal figlio del re di Persia, che si chiamava Cofrao, che un giorno, passando di qua, insieme alla sua bella bersaglia, lo schiavo Eracleone, trovandosi in questo posto meraviglioso per l'acqua, per l'aria pura, decisero con l'aiuto degli Avellani di costruire questo meraviglioso castello. Praticamente costruito il castello, c'è da dire che Bersaglia era dovuto scappare, Cofrao ovviamente, era dovuto scappare dalla Persia perché i loro genitori non la consentivano al loro matrimonio. Ora vissero felici e contenti, ma un brutto giorno arrivò che Bersaglia si ammalò e nonostante si facessero venire i più valenti medici, morì. Allora Cofrao decise di allontanare da Avella, ma per non farsi vedere montò sul cavallo di notte e scese giù per la collina. Mentre scende giù per la collina, improvvisamente sentì una voce melodiosa accompagnata dal suono di un'arpa. Era Bersaglia, ma quando più si avvicinava verso Bersaglia l'ombra più scompariva. Cadde da cavallo e si trovò su una pozzuola insanguinata dove c'era scritto: come siamo stati amici in vita lo saremo anche in morte. Allora lui rimontò a cavallo. Nel momento in cui rimontò ricadde e quando si tramortì e si rinvenì, si accorse che tutto intorno non c'era niente, c'era soltanto tante tombe. Lui si affacciò in una di queste tombe e insieme salirono al cielo. Ora, un altro fatto particolare è questo, che a distanza del tempo i contadini del posto seminarono tutto intorno, buttarono dei semi, dove nacque una pianta abbastanza praticamente grassosa, la quale ogni 10 anni, come la rarità del loro amore, caccia un fiore al centro, molto bello, nel mese di maggio, e questo fiore, praticamente prima di morire, si preoccupa di far venire fuori altre piante. Questa pianta, che in italiano si chiama agave, normalmente noi avellani la chiamiamo ammiri, ecco perché si dice: tu tieni ammiri per me questa pianta che viene messa fuori dalla casa contro i malocchi, perché ci vanno più luci che scende scoppettata. Prima di concludere la nostra passeggiata, piacevole passeggiata, voglio rifarmi nuovamente a quello che è la cultura ierofanica, cioè la manifestazione del sacro attraverso il profano. Da questo posto si nota da una parte, sulla destra, le tombe romane, dall'altra invece si nota l'anfiteatro e il tutto chiuso col castello, quindi hanno tenuto presente nel costruire il castello come ipotenusa. Detto questo, ci troviamo dalla zona della parte normanna, dove praticamente era l'entrata dei Normanni, e l'ultima torre, se la si guarda da vicino, si può notare che è liscia, perché molto probabilmente lì vi era una gabbia dove venivano esposti i carcerati prima di essere condannati a morte. Ora, il castello rimane sempre un mistero e a questo proposito voglio dire, fantasticando appunto su questo castello, i contadini del luogo, da sempre impauriti dall'aspetto tetro di quel baluardo, hanno parlato di cose misteriose, come ad esempio di fate che scendono lungo la collina e rendono ricco tutti i villani che incontrano.
Invece, nei pressi della cisterna d'acqua, improvvisamente apparve una volpa che mangiava solo il cuore delle ragazze morte, e ciò la fa lamentare dopo averlo fatto specialmente all'apparire della luna piena. Inoltre, intorno alla torre cilindrica svolazzano a cavalcioni di scopa delle streghe con volte di capre e fanno mille e mille dispetti. Invece, su una torre longobarda si intravede un lupo solitario, il quale, ospitato per le elemosine, ruba la figlia del villano. Infine, una fanciulla tutta vestita di bianco, dall'altra della torre normanno, che disperatamente di notte cerca di cogliere gigli per potersi fare una ghirlanda ed essere seppellita cristianamente prima che venga sorpresa dalla luce del giorno, la quale farebbe svanire il suo proposito, perseguito dai secoli, ma non vi riesce mai, perché viene sempre sospesa dalla luce dell'alba. Il giglio è proprio il fiore delle unedità, in quanto nato da due gocce di latte, sgorgate dalla mammella della dea Giunone, quando un giorno stava nutrendo il figlio Ercole. Una goccia servì per formare la Via Lattea, mentre l'altra per dare vita a questo meraviglioso fiore, che significa purezza, tanto che la dea Venera, invidiosa di un candore, decise di onorare questa autentica opera d'arte, rendendogli gli stami di un colore giallo intenso. Questi temi ricorrenti, anche se viene proprio voglia di intonare, ma in senso negativo, la vecchia canzoncina di quando si era bambini che facevo "Oh che bel castello", ma ovviamente a noi resta dire "Oh che brutto castello". Eccoci qua, giunti alla fine di quest'altro bellissimo documentario, però questa volta sul castello di Avella, il castello medievale per eccellenza, il più grande dell'Italia meridionale per estensione. Come avete visto, il professore Montanile ci ha dato delle spiegazioni davvero brillanti, folklore, storia, tante cose che ci incuriosiscono e che fanno modo di creare quel alone di mistero su questo sito, davvero unico. Ovviamente il sito è visitabile, basta contattare l'ufficio SIAT di Avella e organizzare quindi vari gruppi per accedere a questo sito. Sito che io sono rimasto davvero affascinato, ma soprattutto per questo bellissimo panorama che abbiamo intorno, che avete visto anche nelle immagini. E niente, che dirvi, grazie ancora una volta per averci seguito, ringrazio il professore Nicola Montanile, direttore della Biblioteca Comunale di Avella, Ignazio Danna, e seguiteci sempre anche in tutti gli altri documentari. Ciao!